Che sensazione hai avuto quando hai sentito lo speaker che diceva entra Roberto Quartaroli? Ma veramente lo speaker neanche l'ho sentito perché ero già entrato. Con l'emozione che avevo, è un sogno, è qualcosa di sogni che ogni persona ha, che riesce insomma a realizzare. Io sono 15 anni che gioco a rugby e 15 anni che vedo i più forti che giocano, la nazionale, come il sogno di ogni ragazzo. Ho avuto la fortuna di poter realizzarlo, andare a giocare con questi grandissimi campioni, con queste grandissime persone, questa squadra bellissima, perché è una squadra bellissima, dove ci vogliamo tutti quanti bene, e niente, non sono descrivibili insomma queste sensazioni. Pensi che il tuo futuro in nazionale sia cominciato oggi? No, io non penso a niente ora, mi godo questo momento, ho fatto una grande partita a tutti quanti, e quello che verrà, verrà, se deve venire viene, io continuo a giocare, a lavorare e basta. Senti, vuoi dedicare a qualcuno queste soldi? Ma in primis la mia famiglia, perché mi ha sostenuto, sono andato via di casa, mi ha sostenuto, fanno sacrifici come tutte le famiglie dei giocatori che vanno fuori. E in secondis a tutti i compagni della giovanile. Sei arrivato diciamo da poco e sei entrato in uno spogliatoio che aveva già disputato 3 partite. Hai visto uno spogliatoio unito? Assolutamente sì. Sicuramente c'erano delle pressioni, avendo fatto delle partite non molto buone prima, e questo ci ha aiutato ad essere più uniti. Abbiamo trovato un gran gruppo, ma veramente. Si sente l'aria dell'unità, è bellissimo, e penso che oggi si sia visto in campo. È la prima volta che vedo tutta questa gente dentro uno stadio, è fantastico. Da quando sono arrivato con l'autobus già avevo la testa un po' così scombussolata, però arrivare e mettermi lì a aspettare l'entrata, saliva una cosa di indescrivibile, che poi si è sfogata in quei 10 minuti che sono stato dentro.